Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Proiettiamoci subito sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani tra Atalanta e Napoli. Si parte dallo 0-0 dell'andata al San Paolo con la squadra bergamasca che è reduce dal deludente pareggio contro il Torino, mentre il Napoli arriva dalla sconfitta contro il Genoa per 2-1. Dunque una partita delicatissima per entrambe le squadre, ma in particolare per il Napoli con Gattuso che è anche a rischio esonero. Il punto della situazione con Raimondo De Magistris. Atalanta-Napoli, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ciao Lorenzo, buonasera. Per parlare del match che andrà in scena domani sera a Bergamo, una semifinale equilibrata. Dopo i primi 90 minuti che hanno detto bene all'Atalanta dal punto di vista del gioco, che avrebbe meritato qualcosa in più, ma hanno detto bene al Napoli dal punto di vista del risultato, perché il pareggio casalingo senza reti è sempre risultato positivo. Il Napoli però resta una squadra in difficoltà e lo testimonia anche l'ultima partita contro il Genoa. Lì sì che il Napoli ha prodotto tante occasioni ma ha perso a causa di due clamorose disattenzioni difensive, soprattutto sul primo dei due gol di Goran Pandev, l'ennesima sconfitta del Napoli, la settima in 20 partite di campionato, che ha rimesso in discussione la posizione di Gennaro Gattuso, che a questo punto è destinato comunque a lasciare il Napoli al termine della stagione a meno di miracoli, ma dovesse precipitare la situazione potrebbe addirittura essere esonerato con De Laurentiis, che farebbe spazio a un traghettatore. Se la passa meglio l'Atalanta, ma non benissimo in realtà la squadra di Gasperini, troppi passi falsi nelle ultime partite, soprattutto la clamorosa rimonta del Torino nell'ultimo turno. L'Atalanta vinceva 3-0, la partita è finita 3-3, denota di una squadra probabilmente non matura per fare il definitivo salto di qualità. E c'è chi già a Bergamo rimpiange il Papu Gomez. E quindi domani sarà una partita già importante, perché Napoli e Atalanta si giocheranno l'accesso alla finale e perché questa Coppa Italia è trofeo a cui tengono entrambi gli allenatori, entrambe le squadre, può essere, perché no, per entrambi trofeo che può dare tutt'altro gusto e tutt'altra visione a questa stagione. Buonasera, ben ritrovato a Claudio Nofri. Ciao, buonasera a tutti. Con te, da grande ex genoano, voglio subito parlare della squadra di Ballardini e in particolare proprio anche di Ballardini stesso, perché ti chiedo qual è stato il suo segreto per rilanciare questo Genoa. Allora, il primo segreto di zio Balla è sicuramente quello di dare grande serenità all'ambiente, perché lui è un idolo incontrastato qui a Genoa e quando arriva tutti sono felici. E questo è il primo aspetto, però alla sua quarta avventura, diciamo così, in rosso-blu sta dando veramente una grandissima organizzazione di gioco, un modo di pensare calcio propositivo, aggressivo. Si è visto, io ero a Crotone a vedere la partita e devo dire che, fatte debite delle proporzioni tra le due squadre, che ovviamente sono tutte a favore del Genoa in questo momento, però si vedeva proprio la voglia di essere protagonisti sempre dal primo al 94esimo, cercando addirittura il quarto gol, pressando, smarcandosi, mettendo in evidenza e valorizzando proprio quella rosa che solo qualche tempo fa veniva definita scarsa, perché è vero che è arrivato Strootman, che è un signor giocatore, lo sappiamo tutti, però non è solamente questo, è che tutti gli altri stanno crescendo veramente a dismisura. E quindi poi ovviamente la partita con Napoli, che ha avuto altri risvolti, e beh, è chiaro, il Napoli non è il Crotone, però anche lì c'è stata veramente una grande tendenza ad essere sempre comunque vogliosi di non aspettare basta, ma cercare anche un qualche cosa che in fase offensiva ti dia dei risultati. E quindi zio Balla onestamente sta facendo un mezzo miracolo, ecco. Insomma, poteva trovare una panchina anche prima Ballardini, viste le sue capacità, le ha confermate al Genoa, ma che cosa non ha funzionato effettivamente con Maranna? Dicevi della crescita di tanti calciatori, però c'è stato anche qualcos'altro? Sì, beh, indubbiamente, conoscendo anche bene Maran, mi aspettavo qualcosa di più, anche se bisogna riconoscere che l'inizio è stato veramente difficoltoso per il Covid, per tanti giocatori che hanno dovuto allenarsi in maniera molto così approssimativa. Però da Maran mi aspettavo un qualche cosa
di più sotto il profilo non solamente della comunicazione, che era sempre un po' blanda nei pre e nei post partita, e vista anche la sua capacità, io lo ritengo un buonissimo allenatore, la carriera parla per lui, insomma, tante partite in Serie A tra Chievo, Catania e Cagliari e compagnia cantante, insomma, voglio dire, l'unica soluzione era veramente questa, perché avendo comunque non avendo confermato Davide Nicola lo scorso anno, per motivi che non conosciamo bene, eccetera, è chiaro che l'unica possibilità vera, logica, era quella di prendere Ballardini al posto di Marano. È arrivato e adesso io scherzando domenica a quelli del calcio alla fine della partita mi chiedevano Luca e Paolo, dicevano: allora sei contento? Sì, dico, sono l'unica cosa è la vittoria di Milan, Inter e Juventus, che insomma ci ha un po' allontanato, diciamo, dall'obiettivo finale, perché in questa squadra è... Infatti adesso quale può essere l'obiettivo? Un campionato tranquillo di metà classifica? Perché no, la zona salvezza adesso è stata allontanata, è chiaro che ancora è lungo il campionato. È allontanata, ma ancora in questo campionato strano, atipico, particolare, non si può parlare mai di nulla di definitivo. Per cui io, prima della partita del Napoli, pensando dentro di me, se perdi col Napoli, poi c'hai il Torino a Torino, poi c'hai il Verona in casa, che insomma è sempre una gatta da pelare, e poi va a Milano con l'Inter. Capisci? Meno male, sono arrivati questi tre punti e queste tre partite rimangono difficoltose comunque, però le affronti con un altro spirito. Però non si può dire assolutamente, il Balla sta facendo sicuramente questi discorsi, non solo perché lo conosco bene, da 20 minuti dopo la fine della partita con Napoli avrà riunito tutti quanti a dire quello che credo sto dicendo io, insomma, ecco, nel senso che è un campionato veramente strano e bisogna stare molto attenti fino alla fine. Senti, Pandev ha dimostrato di saper ancora piazzare la zampata, più di una zampata vincente, secondo te potrà anche continuare per un'altra stagione a giocare? Ma sai che Ballardini gli ha detto che lo squalifica a vita se non... Ma cosa vuole? Ma uno come Pandev, serio come professionista, un fuoriclasse, diciamo, per questi livelli, no? Parliamoci chiaro, nel Genoa è sicuramente il giocatore più tecnico, il più forte, no? Se vogliamo, adesso Strootman, Bader, per l'amor del cielo, però... guarda, io adesso stavo proprio guardando un attimino di partita, no? Appena iniziato ha commesso un errore clamoroso su un tiro, mi pare, di Lozano, poi che insomma ha perso la palla, ha tirato in porta, e dentro di me subito ho detto: mamma mia, mi sa che questo non ce la fa più, no? Sai, diviene spontaneo, no? Per l'età, spontaneo. Ecco, dopo 10 minuti ho cambiato subito idea, perché ha fatto un gol, poi ne ha fatto un altro dopo altri 6-7 minuti, e con una tecnica, una capacità, e anche quel suo modo, per esempio, di non esultare, no? Non è stato plateale, perché lui è chiaro che si riconosce anche nelle squadre in cui ha giocato, e era giusto che facesse così in maniera non plateale. A me non piacciono molto quelli che lo fanno vedere perché... lo devono far vedere. Lui l'ha fatto spontaneamente, in maniera molto seria, compita, e quindi Pandev, speriamo che resti altri 2 o 3 anni. E invece che cosa pensi di Scamacca? Perché sembrava a un certo punto dovesse lasciare Genoa durante il mercato di gennaio, e in questo momento, rispetto a qualche mese fa, ha meno spazio con Ballardini. Che cosa è successo secondo te? Ma guarda, le dichiarazioni di Marocco sono state molto chiare, no? Pubblicamente ha detto che loro volevano assolutamente tenere Scamacca. Poi c'erano delle situazioni di mercato che potevano anche impedire questo, però credono molto nel ragazzo, e il ragazzo stesso ha detto che è veramente contento di rimanere qui, perché sta imparando, diciamo, quella che è una platea, una piazza che ovviamente è difficile, perché ti crea tensione per la classifica e tutto il resto, però è inevitabile che ti possa piacere anche, no, giocare nel Genoa con quella maglia. E quindi lui l'ha dichiarato, per cui io sono convinto che lui finalmente troverà la dimensione che sembrava ormai acquisita anche da ragazzino, quando andò al Gesù, quando andò in Olanda, quando andò, e che invece si era un po' persa, diciamo.
piano piano l'aveva ripresa qui, poi le voci di mercato, adesso non è il titolare, perché come fai a giocare a titolare con uno come Destro che appena arriva una palla la butta dentro, e poi lo stesso Shomurodov, no? Perché chiaramente sta facendo molto bene. Ma allora ecco che si è capovolta proprio anche lì, si è capovolto il giudizio sull'attacco, che inizialmente sembrava, ma Pander c'ha 38 anni, Shomurodov ma chi è? Chi non lo conosce nessuno, Destro ormai 2-3 anni non la piglia mai, Scamacca è un ragazzino che insomma, e invece adesso hai un reparto offensivo che ti dà delle garanzie. Vedremo allora, grazie a Claudio Onofri, grazie, buon lavoro, buona serata, a presto. Ciao, grazie anche a te, ciao. È sempre un piacere adesso ritrovare Marco Nappi. Ciao Marco, buonasera. Ciao Lorenzo, ciao a tutti i telespettatori. Ex calciatore di Fiorentina, Genoa e Atalanta tra le altre. E proprio dall'Atalanta voglio partire perché domani ci sarà la partita della squadra di Gasperini contro il Napoli, la semifinale di ritorno dopo lo 0-0 dell'andata. Che partita ti aspetti da parte dei bergamaschi contro un Napoli che è in difficoltà e con un Gattuso che si gioca tutto in questa settimana? È una partita molto dura per il Napoli, perché incontrerà, vabbè, l'Atalanta, tutti lo vediamo, vabbè, nonostante il pareggio e in rimonta del Torino 3-3, però l'Atalanta ha dimostrato anche all'andata di mettere in difficoltà il Napoli, perché ha avuto veramente molte occasioni da gol non concretizzate e Gattuso si è portato praticamente a casa un pareggio senza subire gol, e questa è già una buona cosa per lui. Però sicuramente il Napoli dovrà fare una partita all'attacco per cercare di passare il turno, oppure andare ai tempi supplementari e giocarsela tutte ai rigori. Però con l'Atalanta è sempre difficile, perché ha un gioco molto veloce, ha un giocatore marcatura uomo a tutto campo, e per la squadra di Gattuso dovrà veramente mettere in pratica tutte le sue forze per poter portare a casa il risultato. Ecco, ma secondo te nell'Atalanta inizia a farsi sentire, a pesare anche l'assenza del Papu Gomez? Ma guarda, a me Papu mi piace da morire, ho visto anche fare gol domenica scorsa a Siviglia, o sabato quando hanno giocato, e un giocatore così manca al calcio italiano, devo essere sincero. Poi quello che è successo a Bergamo non lo so, assolutamente non so dare neanche un giudizio, però perdere un giocatore di questa caratura, ma non soltanto tecnica ma anche morale, fa male al calcio italiano. Ecco, ma peserà per l'Atalanta alla lunga secondo te? Ma l'esperienza del Papu è tanta, è grandissime qualità come ho detto prima tecniche, però Pessina sta facendo veramente molto molto bene, Zapata, Muriel, per me la mancanza alla lunga direi poco, una mancanza che può sopperire l'Atalanta. La Fiorentina, un'altra tua ex squadra, come l'hai vista fino a questo momento? Ti aspettavi un salto di qualità? Ti aspettavi che potesse scattare una scintilla che le consentisse di fare un campionato diverso dopo il cambio in panchina? Prandelli, con tutta la sua esperienza, cosa, non ha la bacchetta magica, assolutamente. Per me la Fiorentina va costruita, ricostruita, o già cominciare adesso a costruire un futuro importante, quello che si merita la squadra viola. Però se continui a cambiare allenatori, per me non riuscirai mai a fare il salto di qualità. Bisogna dare tempo, io mi auguro, si parla già di un altro allenatore per il prossimo anno. Per me è una cosa sbagliatissima dare fiducia a un allenatore, costruire la squadra sulle sue esigenze e poi cominciare a programmare il futuro. Abbiamo visto Stefano, lo sai che Stefano Pioli con me è un mio carissimo amico, abbiamo giocato insieme 2 anni, a Milano sta dimostrando tutto il suo valore, quello che a Firenze non gli hanno dato tempo, ma neanche allo stesso Beppe Iachini hanno dato tempo di lavorare. Per me in questo calcio bisogna avere più fiducia negli allenatori. Ecco, quindi l'allenatore della prossima stagione della Fiorentina chi deve essere secondo te? Ancora Prandelli oppure magari Gattuso, Sarri, che sono allenatori di cui si parla in questo momento, che vengono accostati alla Fiorentina?
Sarri è un allenatore importante, Gattuso ha dimostrato tutto il suo valore, ma sappiamo anche il valore del mister Prandelli, perciò perché non dare fiducia anche a lui, costruire la squadra su di lui e con le sue esigenze tecnico-tattiche e poter dare la possibilità di poter lavorare già dall'inizio con una squadra competitiva, anche perché la Fiorentina, se vai a vedere la rosa, non è sicuramente meno dei primi 7-8 posti, perciò la base già c'è, ma bisogna cercare di sfruttarla, di poter lavorare con serenità. E Pioli invece lo scudetto ce la farà a vincerlo? Ma con tutto qua me lo auguro con tutto il cuore, ogni domenica gli mando il messaggio col cuore, con il braccio teso, e continua, speriamo veramente, perché se lo merita. Il Milan non è assolutamente una grandissima squadra, non è il top, però lui la sua gestione è veramente molto importante, con giocatori importanti e difficili da allenare come può essere anche Ibrahimovic, però ha instaurato un rapporto fantastico con lui e per me questo è già il 50% di tutto il suo lavoro. E Pioli che cosa risponde ai tuoi messaggi? Sì, no, tu sempre anche molto tardi, perché quando gioca una sera risponde tardi, lo vedo il giorno dopo. No, è una sorta di cabala, speriamo di poter continuare fino alla fine. E invece tu quando ritornerai in panchina? Ma io spero. Ricordiamo anche la tua esperienza in Cina, che ti aveva visto per un paio d'anni, no? Sì, in Cina ad allenare. La Cina, devo essere sincero, mi è rimasta nel cuore. E se c'è la possibilità di ritornare, ci voglio ritornare, perché, come ti ho sempre detto, mi hanno gratificato, mi hanno dato importanza su quello che ho fatto. Non è che se tu fai male lì e ti portano alle stelle, assolutamente, anzi, sono molto esigenti. Però se c'è la possibilità mi auguro di tornare, però comunque sto già muovendomi per cercare di rimanere anche qui in Italia e poter allenare, già partendo anche da un settore giovanile, e ridimostrare tutto il mio valore. Non c'ho problemi su quello. Perfetto, allora grazie mille a Marco Nappi per questa chiacchierata, bocca al lupo per tutto e buona serata. Grazie a tutti, ciao Lorenzo, ciao. Buonasera ad Oreste Cinquini, benvenuto. Buonasera a tutti voi. 20 anni fa esatti ci lasciava Niccolò Galli in un incidente in motorino, all'epoca calciatore del Bologna che aveva esordito in Serie A. Oreste Cinquini era il direttore sportivo del Bologna che aveva riportato in Italia Niccolò Galli dopo l'esperienza all'Arsenal. E allora qual è il primo ricordo che torna in mente di Niccolò Galli? Ma è un grande dolore che mi accompagna da 20 anni, perché Niccolò era una grande persona, un ragazzo eccezionale, sarebbe diventato sicuramente un grande giocatore. Lo riportai a Bologna dopo averlo conosciuto alla Fiorentina. Naturalmente Niccolò è figlio di Giovanni, con il quale orchestrammo, perché se ricordo bene a quell'epoca c'era Brady, facemmo l'operazione con Brady. Liam Brady, certo, che ricordiamo ha giocato anche in Italia. E lo riportai in Italia e il ragazzo stava facendo benissimo, tant'è vero, come hai detto te, come hai ricordato te, lui aveva già esordito in Serie A. La domenica successiva, era un venerdì, la domenica successiva avremmo giocato con la Roma e quindi il ragazzo venne su da me dopo l'allenamento del venerdì e mi disse che aveva scuola l'indomani e che non sapeva come dirlo a Guidolin perché doveva per forza andare a scuola. Io mi ricordo sempre, perché ho davanti a me queste immagini, Niccolò che arriva addirittura senza scarpe, con vestito sempre da gioco, finito allenamento, con i calzini inzuppati ancora perché era una giornata chiaramente piovosa, e mi disse, ci pensa lei, direttore, non ti preoccupare, te vattene a casa, poi parlo io con Francio, con il mister, e vedrai che si risolve tutto. Purtroppo da lì a poco ricevette una telefonata che era successo questo incidente gravissimo che poi ha portato alla scomparsa di Niccolò. Ecco, io ricordo all'esordio in Serie A di Niccolò Galli un suo colpo di testa che sfiorò anche il gol. Ma che carriera avrebbe avuto questo giocatore? Allora, per quanto riguarda l'aspetto umano, questo era veramente un ragazzo già molto maturo, non era certamente
aveva la mentalità di quelli della sua età, lui era già una persona formata, un adulto con il quale poter parlare, dialogare, programmare un futuro. È chiaro che anche questa esperienza all'estero, a Londra, l'aveva formata ancora di più, ma soprattutto aveva dietro una famiglia eccezionale, dalla mamma al padre, alla sorella, quindi tutte persone che avevano contribuito alla crescita armonica del ragazzo, sia fuori dal campo che dentro il campo. Dentro il campo era un ragazzo eccezionale, con delle caratteristiche eccezionali. Lui sarebbe diventato probabilmente uno dei più forti difensori italiani, non mi voglio allargare, ma europei. Aveva tutto per diventare un giocatore importante, non voglio dire un campione, non voglio allargare la bocca, però sicuramente lui aveva grandissime possibilità di arrivare molto in alto, perché era sostenuto da un'intelligenza vivissima, da una voglia straordinaria, da un'ambizione speciale, e quindi questa sua bellezza fuori dal campo poi si rifletteva in campo nella sua eleganza, nella sua tecnica, un esempio di intelligenza tattica alla sua età difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Perfetto, allora grazie per questo ricordo di Niccolò Galli ad Oreste Cinquini, buona serata. Grazie a voi, buonasera, grazie. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, dunque appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.